Lei sembrava felice. Lui sembrava innamorato. Erano la coppia più invidiata della città. Ma bastò una notte a rovinare tutto. Bologna, 14 marzo 1963. Il professor Pietro Nigrisoli è un chirurgo stimato. Dirige una clinica che è il fiore all'occhiello della medicina bolognese, la clinica Nigrisoli. Ma quella notte il professore non riesce ad addormentarsi. Lo turbano oscuri presentimenti. Per un intuito particolare che solo i migliori medici possiedono, Pietro Nigrisoli sente che sta per accadere qualcosa, proprio dentro la clinica Nigrisoli, dove il professore vive. Sono le 23 quando un urlo disperato conferma le sue angosce. Il professore infila in fretta la vestaglia, corre in clinica, che è al piano di sotto del suo appartamento, entra nella stanza dell'urlo, la numero 20, e sul letto vede un paziente. Non è una paziente qualunque, è l'adorata nuora del professore, cioè Ombretta Galeffi, la moglie del figlio Carlo, è stesa sul letto. Accanto a lei ci sono Carlo, c'è una suora, c'è un altro medico. Poi direi il dottor Frascaroli, che lavorava anche nella clinica. E poi, più tardi, da Firenze, arrivò il professor Paolo, ortopedico, fratello di Carlo. Tutti hanno la faccia rassegnata. Ombretta Galeffi Nigrisoli è morta. Al padre stravolto, Carlo Nigrisoli urla: «Ho cercato di salvarla, ma sono arrivato troppo tardi. Ombretta si è uccisa!» In realtà la cosa era successa nella camera da letto dei coniugi Nigrisoli, che era nella casa annessa alla clinica. Non serve chiamare un medico. In quella stanza ci sono solo medici che iniziano a esaminare il corpo di Ombretta. Nessuna ferita. Non un goccio di sangue sulla donna. Ma allora, come si è uccisa Ombretta? Sul braccio destro c'è un foro, il foro di un'iniezione. La morte di Ombretta è passata da lì, da un minuscolo ago di siringa. Ombretta si è iniettata qualcosa. Ma perché Ombretta Galeffi Nigrisoli si è uccisa, come sostiene il marito Carlo? Cosa ha spinto a un gesto tanto estremo una donna di 38 anni, moglie di un medico dal nome famoso e madre di 3 figli? Chi era Ombretta Galeffi Nigrisoli? Ombretta Galeffi Nigrisoli era una donna perfetta, la donna ideale per il maschio italiano degli anni 60. Siamo alle battute preparatorie del concorso della donna ideale. Una batteria di cucine forse un po' anacronistiche in una città in cui tutti vengono per smaltire gli eccessi alimentari attende le concorrenti per la prima prova, quella di gastronomia. Per chi ha perduto la fantasia o ha dimenticato i consigli della mamma, c'è una enciclopedia in cui è raccolto lo scibile necessario a tenere in piedi un ménage. Invocato lo spirito del vecchio Artusi, le vivande vengono messe a friggere, a bollire, a rosolarsi. La maionese che impazzisce, la pasta scotta sono l'ombra di banco per queste ragazze, ma in casa nostra per fortuna l'arte culinaria è sempre in primo piano. Ma nonostante l'aiuto di lavatrici e ferri da stiro, la donna italiana degli anni 60 è stanca di stare in casa. Vuole uscire, lavorare fuori, avere diritti uguali al marito.
Proprio in quel periodo si conclude la battaglia delle casalinghe per ottenere la pensione di vecchiaia e invalidità. Nel 1963 il governo approva la legge che permette alle donne l'accesso a tutti i pubblici uffici e professioni, mentre un altro provvedimento vieta il licenziamento per matrimonio. L'inizio degli anni 60, certo, cominciano a esserci una serie di segnali di liberazione, ma c'è ancora una lotta feroce tra le spinte al rinnovamento e la conservazione di quelli che sono i ruoli tra uomo e donna all'interno della famiglia e fuori. Ombretta Galeffi è ancora una donna di una volta. Infatti non vede l'ora di indossare l'abito bianco. È nata per quello. Ombretta Galeffi nasce nel 1921 a San Piero in Bagno, un piccolo paesino in provincia di Forlì. Ha studiato farmacia, ma gli studi o comunque la carriera, il lavoro, diciamo così, non la interessano più di tanto. Ombretta vorrebbe solo scappare via da quel borgo, rapita da un bel principe azzurro. Carlo Nigrisoli non è bello e nemmeno principe, ma un ragazzo di ottima famiglia. I Nigrisoli sono un'istituzione a Bologna. Il padre Pietro è un chirurgo tra i più famosi. Il padre di Carlo, Pietro Nigrisoli, è un medico molto rispettato, titolare di una clinica, e il prozio Bartolo addirittura è un personaggio storico. È uno degli 11 professori universitari che nel 1931 rifiuta la tessera del partito fascista e per questo perde la cattedra. Quindi una figura che nella Bologna rossa dell'inizio anni 60 era sicuramente molto, molto sentita. Bartolo Nigrisoli fondò quella clinica che dirige il professor Pietro e dove lavorerà Carlo. Anche Carlo, infatti, studia medicina. Forse non è la sua strada, ma con quel cognome non può fare diversamente. Il figlio Carlo è un urologo e forse, chissà, forse non avrebbe voluto fare il medico nella sua vita, ma figlio e nipote di cotanti medici seguì le orme familiari. Alla facoltà di medicina, Carlo Nigrisoli diventa amico di Jacopo Galeffi, uno studente di San Piero in Bagno. Nell'estate del 1946, a San Piero in Bagni, Carlo va in vacanza a trovare un amico, Jacopo Galeffi, e lì conosce la sorella dell'amico, Ombretta. Lunghi capelli neri, occhi scuri e dolcissimi, un po' di malinconia e tanto pudore. Ombretta sembra proprio una donna d'altri tempi, appena uscita da un romanzo di Fogazzaro. Carlo si innamora subito, mentre Ombretta sente che è arrivato il suo principe. 4 anni di fidanzamento, poi le nozze, nel 1950. Un'unione che accontenta tutti. I genitori di Ombretta, innanzitutto. La ragazza fa il miglior matrimonio del paese, ma anche i genitori di Carlo approvano. Gli sposi vanno a vivere a Bologna, nell'appartamento sotto a quello degli anziani Nigrisoli, nella clinica omonima in Vicolo Malgrado 11. Una traversa di strada maggiore nel centro storico di Bologna, quella Bologna che il sindaco Giuseppe Dozza sta facendo rinascere pezzo dopo pezzo. Bologna diventa il simbolo del modello emiliano, della capacità di mescolare l'iniziativa privata all'interesse pubblico, dalle scuole agli ospedali ai trasporti. Quando gli americani vennero, giornalisti del New York Times vennero negli anni 60 a fare un viaggio in Italia, perché erano incuriositi da queste città comuniste, rimarono sbalorditi, uscirono negli anni 60 degli articoli sul New York Times e sul Washington Post assolutamente elogiativi di come funzionava la città, eccetera. In questo rinascimento bolognese vive anche la giovane coppia Nigrisoli. Carlo si sta specializzando in urologia e quindi frequenta un po' l'ambiente medico, partecipa ai congressi, qualche serata mondana. Ombretta invece preferisce restare a casa, di carattere più riservato, e poi comunque si sta gustando un po' le gioie della maternità, anche perché sono state le sue gravidanze difficili. La signora Nigrisoli è già madre di 3 figli ed è molto presa dal suo ruolo. Non solo in clinica, ma anche nel quartiere lodano la sua serietà e la sua dolcezza. Come una ragazza tranquilla, innamorata di questo giovane di una famiglia bene bolognese e che era felice di aver fatto i figli. Ma allora perché una donna così dovrebbe essersi uccisa? Perché una famiglia così borghese, rispettabile, viene travolta da uno scandalo del genere? Perché quasi sempre una famiglia borghese e rispettabile
nasconde un segreto. Anche nella famiglia Nigrisoli la realtà non è come sembra. Ombretta non è come sembra. Ombretta Galeffi è una donna dolce e tenera anche, però ha un carattere forse un po' malinconico, un po' cupo. Anche la casa dove abitano è piena di mobili scuri, di quadri bui. Ombretta tiene anche un diario, fin da quando viveva a San Piero in Bagno. Era un diario che in certi passaggi era inquietante, perché descriveva la sua Romagna come una terra dove piove sempre. E l'unica annotazione che c'è in questo diario, oggi ho aperto le finestre e c'è il sole. Guardo dalla finestra e c'è un funerale. Le gravidanze hanno peggiorato questo lato oscuro della donna, rendendola ancora più triste e solitaria. Negli anni 60 non si parla di depressione postpartum. Di certo, il male che affligge Ombretta le sta distruggendo il matrimonio. Mentre Carlo va alle feste e cerca svaghi, Ombretta preferisce restare a casa. Quando non si occupa dei ragazzi, annega le giornate nella noia o va a pregare nella vicina chiesa di Santa Caterina. Anche le notti non sono da meno. Per paura di restare incinta, Ombretta si fa sempre più distante dal marito. Si aspettava un uomo più sollecito, un uomo più vicino e col quale forse discutere e avere esperienze anche culturali più profonde. D'altra parte però lei è anche una donna poco sensuale. Dopo la nascita dei figli, sono due gravidanze difficili tutte e due, lei a un certo punto si rifiuta al marito e quindi si perde anche questa vicinanza fisica tra i due. Così a poco Carlo si allontana. A Bologna si dice che il dottor Nigrisoli ormai frequenti altre donne, prostitute, secondo le voci più maligne. Gli piacevano le macchine sportive. Sì, gli piacevano le donnine, anche donnine molto leggere, per usare un termine elegante e salottiero. La ricostruzione è semplice. Incapace di governare la situazione, Ombretta Galeffi crolla e decide di uccidersi. Lei aveva tutto quello che poteva volere una donna di quegli anni, ma non c'era più l'amore, non c'era più il suo uomo, insomma si vedeva crollare un po' il mondo addosso. Quindi l'ipotesi di un suicidio poteva anche starci in questa situazione. Uno strano suicidio però. Secondo il marito, Ombretta si è uccisa con la sincurarina, un derivato del curaro. Il curaro è un veleno che si ottiene dalla corteccia di una pianta tropicale, è una sostanza che veniva usata dagli indios e che proprio in quegli anni, negli anni 60, viene utilizzata come anestetico generico negli ospedali. Dà una morte atroce che porta al soffocamento, toglie l'aria, toglie il respiro. Ma fino ad allora non si è mai sentito parlare di un suicidio al curaro, almeno in Italia. Come è venuto in mente a Ombretta di farlo? E in che modo Carlo l'ha scoperto? E perché lui, un medico, non è riuscito a salvarla? I familiari di Nigrisoli informano subito la magistratura. Non è strano, perché c'era un problema con gli assistenti che non volevano firmare un certificato di morte naturale e quindi non c'era altra strada se non quella di rivolgersi alle autorità. Fratello Paolo andò alla Procura della Repubblica, la Procura della Repubblica fece fare due tipi di inchieste, l'una di carattere medico-legale affidata a Bologna, una di carattere tossicologico, si era parlato di sincurarina. Dalla casa vengono sequestrati farmaci, lettere, documenti. Carlo Nigrisoli viene interrogato. Dovrà rispondere ad alcune domande. Che cosa è successo esattamente quella notte terribile? Ma soprattutto, perché Ombretta ha scelto di uccidersi proprio col curaro? Bologna 1963. Nella famosa clinica Nigrisoli è successa una cosa terribile. La moglie del dottor Carlo Nigrisoli si è suicidata. La donna si è uccisa iniettandosi del curaro, un potente veleno.
I magistrati interrogano il marito. Come sono andate le cose? E perché Ombretta ha deciso di uccidersi in quel modo assurdo? Carlo Nigrisoli dà la sua versione. La sera del 14 marzo, Carlo Nigrisoli, verso le 22, va in camera da letto, si corica per dormire, la moglie già dorme, ma dopo una mezz'ora si sveglia perché sente un respiro affaticato, quasi un rantolo. Si accorge che Ombretta fa molta fatica a respirare, allora le somministra un cardiotonico per cercare di aiutarla a riprendersi, invece la situazione peggiora. Allora mette in allarme il personale della clinica per portare la moglie ad avere un maggior soccorso dalle infermiere, eccetera. E se non bastasse si accorge che sul comodino c'è una fialetta usata di sincurarina, che è un derivato del curaro, e una siringa. Comincia ad avere un sospetto piuttosto tremendo. Secondo Carlo, Ombretta si è uccisa iniettandosi appunto il curaro, il veleno degli indios, che però poteva trovare benissimo anche in clinica. Da pochi anni gli ospedali lo usano come anestetico. Ma anche ammettendo questo strano avvelenamento, c'è qualcosa che non torna. Al capezzale di Ombretta è arrivato il dottor Frascaroli, grande amico di Carlo e suo medico di famiglia. Frascaroli e il dottor Pietro Nigrisoli, il padre di Carlo, osservano attentamente il corpo di Ombretta. Sul braccio di Ombretta ci sono i segni di una puntura. E questo è già un fatto importante, perché Carlo Nigrisoli sostiene che Ombretta si è iniettata una sostanza benefica del curaro e che lui ha cercato di bloccare l'effetto del curaro facendole un'iniezione di un cardiotonico. Vedono che sul braccio c'è un solo foro di iniezione, quindi dov'è il foro del cardiotonico che ha iniettato Carlo? Manca il foro del cardiotonico. Forse Ombretta ha semplicemente inghiottito il curaro, come si fa con molti altri veleni. Un'ipotesi possibile, ma il curaro non è efficace se ingerito. Allora la strada è un'altra. A meno che non ci fosse stata non un'iniezione in vena, ma un intramuscolare, che praticamente scompare, non è visibile. Anche l'iniezione intramuscolo potrebbe essere possibile, ma nessuno ha il coraggio di affermarlo con certezza. Il certificato di morte di Ombretta Nigrisoli parla infatti di decesso per cause non accertabili. La solita mania borghese di nascondere gli scandali, tanto più un suicidio eccellente come sarebbe quello di Ombretta Nigrisoli? No. Questa volta c'è dell'altro. La necessità di fare chiarezza su una morte che non è chiara per niente. Per fare un po' di luce bisogna aspettare l'autopsia. Intanto le indagini proseguono. Carlo Nigrisoli aggiunge nuovi particolari. Ombretta era malata, soffriva di cefalea, insonnia. Aveva chiaramente quello che allora si chiamava esaurimento nervoso e che oggi noi chiamiamo depressione. Negli ultimi tempi, ricorda Nigrisoli, la situazione era anche peggiorata perché si erano aggiunti problemi cardiaci. I magistrati ascoltano la voce di Nigrisoli, una voce accorata, sincera. Ma i magistrati devono tenere conto anche di altre voci, arrivate sulle loro scrivanie. Una in particolare dice una cosa molto dura. Dice cioè che la sera del 14 marzo il professor Pietro Nigrisoli avrebbe avuto una reazione pesante alla vista del cadavere di Ombretta. Così pesante da aggredire il figlio Carlo con pugni e calci. Non solo. Ma in quella sera, quando lui urla che è morta e si dispera, a un certo momento c'è il padre di lui che si scaglia contro Carlo e in qualche modo lo accusa. Pietro Nigrisoli, rivolto al figlio, gli avrebbe urlato: guarda cosa hai fatto, disgraziato, l'hai ridotta così, l'hai uccisa tu. Perché un padre dovrebbe accusare suo figlio dell'omicidio della moglie? Punto numero uno. Chiariamo subito che non ha mai detto, come taluno ha riportato in modo del tutto errato, delinquente, l'hai uccisa. No, gli ha detto disgraziato, forse anche delinquente, ma direi più disgraziato. Che cosa hai fatto o che cosa le hai fatto? E che motivi avrebbe avuto Carlo per uccidere Ombretta?
Fino a prova contraria era stata ombretta ad allontanare il marito, fino a spingerlo tra le braccia di altre donne. Anzi, i magistrati scoprono che Ombretta sapeva delle avventure di Carlo, ma lasciava fare. Per comodità, per quieto vivere. Sul suo matrimonio Ombretta aveva puntato tutto. E se anche il matrimonio non c'era più, l'importante era salvare le apparenze, il buon nome della famiglia, il decoro. Poi, nonostante le avventure, Carlo tornava sempre a casa. In quegli anni sono ancora molte le donne che la pensano così di fronte a uomini che si comportano così, anche se qualcosa sta cambiando. Il pubblico di una sala cinematografica di Milano ha partecipato a un libero dibattito sul divorzio diretto dal senatore Sansone, che ha firmato una proposta di legge sul problema, e da Pietro Germi, regista di Divorzio all'italiana. Tra i 1200 presenti che hanno preso parte al dibattito con molto impegno sia dalla pedana del palcoscenico che con interventi in sala, diversità di opinioni su una realtà che va presa con le pinze ma che non deve essere sottovalutata. Quando però Germi ha invitato i favorevoli al divorzio ad alzare la mano, il pubblico è stato unanime. Ma all'inizio degli anni 60 il divorzio non esiste. Al limite si può sempre vivere da separati in casa, come stanno facendo Carlo e Ombretta. E poi anche Ombretta forse ha qualche scheletro nell'armadio. Durante le indagini, la magistratura rilegge il famoso diario che Ombretta scrive da quando è ragazzina. In quelle pagine scorre la solita malinconia, ma anche qualcos'altro. La passione di Ombretta verso un uomo che non si chiama Carlo, ma è Ernesto. E infatti poi nel diario si trova una confessione a Ernesto, uno sconosciuto Ernesto, al quale dice io amo te e non amo mio marito, sostanzialmente, o mio marito, l'uomo che dovrò sposare. Chi era Ernesto? Forse un operaio, forse un povero studente, certo non un Carlo Nigrisoli. Scrive Ombretta, Ernesto, tu mi hai chiamata calcolatrice, fredda, e chissà cos'altro avresti voluto dire. Ciò che hai detto è vero, ma può il nostro egoismo pesare anche su coloro che facilmente nascerebbero da noi? Ricapitoliamo. Il matrimonio tra Carlo e Ombretta andava male. Era nato sotto cattivi auspici. Eppure la coppia continuava a vivere sotto lo stesso tetto, come se niente fosse. Ma allora, che cosa è successo quella notte maledetta? Perché all'improvviso la situazione è degenerata? È passata solo una settimana dalla morte di Ombretta Galeffi e l'unica cosa chiara è che la magistratura ha un sospetto. La donna è stata uccisa dal marito, Carlo Nigrisoli. Il 22 marzo 1963 il 38enne Carlo Nigrisoli viene arrestato con l'accusa di uxoricidio e tradotto nel carcere di San Giovanni in Monte. Tutta Bologna è sotto shock. È una notizia bomba. I giornali si scatenano. Erano anni che la cronaca bolognese non registrava una vicenda del genere. Dai tempi del delitto Murri del 1902. Anche lì c'era un matrimonio finito male. E anche lì il presunto assassino era figlio di uno dei medici più famosi dell'epoca, Augusto Murri. Anche il caso Nigrisoli diventa presto un caso italiano. Tutti a chiedersi perché il medico avrebbe ucciso la moglie. Il caso Nigrisoli fu un caso italiano, un caso nazionale. Perché? Perché stiamo parlando del 1963 e un periodo proprio di grande trasformazione per quel che riguarda la morale, l'etica. Dai giornali cominciano a trapelare alcune indiscrezioni. Il 24 marzo del 1963 il Corriere della Sera titola Nigrisoli amava un'altra donna, trovate lettere traboccanti di passione. Amore, passione, due parole che non ci sono mai in questa storia di marito e moglie e che invece arrivano quando la storia è finita. Secondo i giornali, Carlo Nigrisoli ha una relazione. Non la solita avventura. Nella scrivania del medico ci sono lettere che bruciano di desiderio. Questa volta, insomma, Carlo Nigrisoli ha davvero perso la testa. Lei si chiama Iris Azzali.
Iris Sazzali è una ragazza di 24 anni che lavora in un mobilificio di Casalecchio. È una ragazza carina, con gambe lunghe, capelli castani, gli occhi dolci. È chiamata appunto la Kim Novak di Casalecchio perché ha una certa somiglianza con Kim Novak, un'attrice molto famosa all'epoca e molto bella. Carlo conosce Iris nel 1961 alla clinica Negrisoli, dove la ragazza si fa curare per un lieve esaurimento nervoso. Il dottore resta molto colpito dalla ragazza e fa in modo di rivederla. Una sera, di ritorno da un nightclub, Carlo confessa a Iris di essersi innamorato di lei. Le dice anche di essere sposato, ma sottolinea non ama più sua moglie, in nessun senso. Per un po' Iris accetta il ruolo di amante. In cambio non chiede nulla, solo amore. Ma è un amore a noleggio, sempre condizionato dalla presenza di Ombretta. Nel settembre del 1962, Iris non resiste più e lascia Carlo. Carlo minaccia il suicidio. Iris lo riprende, ma dopo sei mesi la relazione è di nuovo al capolinea. A questo punto il dottor Negrisoli perde la testa e si convince di una cosa, che l'unico modo per continuare a vedere Iris è perdere Ombretta. Oggi noi abbiamo il divorzio. Allora il divorzio non c'era. Ma non solo non c'era come atto legittimamente previsto dalle nostre leggi, non c'era come atto previsto dalla nostra coscienza. Quindi quando una persona si sposava valeva esattamente quello che diceva il prete, cioè fino a che morte non vi divide. Anche Negrisoli, dice l'accusa, ha organizzato un piano per eliminare la moglie, puntando sul suo esaurimento nervoso. Ombretta non sta bene. Il suo medico di famiglia, il dottor Frascaroli, le prescrive sedativi e ricostituenti. È il marito Carlo a farle le iniezioni. Solo che una sera succede qualcosa. Addirittura una volta lei sviene, perde i sensi dopo che lui le ha iniettato un farmaco che dovrebbe aiutarla a riprendersi. Frascaroli ricorda che Ombretta gli aveva raccontato l'episodio, ma non solo. Ombretta gli avrebbe mostrato anche due flaconi trovati in bagno. Due flaconi di sincurarina, uno pieno, l'altro aperto. Che cosa voleva dire? Che Ombretta era svenuta perché Carlo le aveva iniettato anche la sincurarina insieme al sedativo? Ma Frascaroli ricorda altri strani racconti di Ombretta. Primo, una sera la donna avrebbe visto il marito armeggiare di nascosto con una fialetta di sincurarina. Alle domande della moglie, Carlo aveva risposto che la sincurarina era per lui. Voleva uccidersi. Scoperto appunto sul fatto, dice che quella fiala la teneva per sé, nel caso in cui avesse deciso di portare fino in fondo questa sua decisione di uccidersi perché la sua vita era un inferno. Carlo avrebbe accettato di non suicidarsi a una condizione. A meno che Ombretta non faccia qualcosa di straordinario, di assurdo, di umiliante alla fine, e cioè telefonare all'amante del marito, a Iris, per dirle di non lasciarlo, perché comunque era il padre dei suoi figli, qualcosa di impensabile e che poteva comunque starci nell'ottica perbenista e borghese di quegli anni. E Ombretta accetta questa umiliazione. La conclusione di Frascaroli è questa. Ombretta e Carlo sono arrivati al limite. Anche il professor Pietro Negrisoli lo pensa e così manda figlio e nuora da un neurologo. Il neurologo capisce che quella è una coppia a rischio e consiglia a Ombretta di andarsene via per un po'. E siamo alla sera del 14 marzo 1963. Ombretta ha cenato a casa dei genitori di Carlo, che sapevano che le cose andavano male tra i due. Sapevano che c'era una situazione intollerabile e loro stessi per la prima volta quella sera dissero: ma vai coi bambini a casa dei tuoi. Carlo verrà informato a cose fatte. Due giorni dopo il nome di Ombretta è sulle pagine dei necrologi. Bologna 1964. La città è avvelenata. A fine ottobre si apre il processo contro Carlo Negrisoli. Ma Negrisoli non c'è. Carlo Negrisoli, le prime quattro udienze del processo non si è presentato e successivamente ogni tanto era assente.
Il curare invece è ben presente. Secondo la perizia ordinata dal pubblico ministero, una delle due siringhe trovate in camera da letto dei Nigrisoli non conteneva nulla, mentre l'altra, lavata in fretta, presentava tracce di sincurarina. E non è tutto. Secondo la stessa perizia, anche nell'urina di Ombretta c'erano tracce di sincurarina. Per l'accusa, insomma, Ombretta era morta a causa delle punture di Carlo. Oltre ai sedativi, il marito le avrebbe iniettato dosi minime di curaro per avvelenarla pian piano. Ma l'ultima dose deve esserle stata fatale. Quanto curaro è stato iniettato? Allora, si è detto che il Carlo Nigrisoli tutti i giorni curarizzava più o meno la moglie con la scusa di renderla più forte rispetto a queste patologie nevrotiche che aveva. Ma è sbagliato, perché se io voglio uccidere uno non lo devo, come si dice, mitridatizzare, cioè non gli devo dare il veleno poco alla volta, perché sennò quello mi diventa resistente. Quindi io non credo molto a questo. Credo che forse una prova l'avesse fatta per valutare i tempi, per valutare i minuti. Ma gli avvocati di Nigrisoli rilanciano. In primo luogo, il perito della difesa sostiene che nelle urine di Ombretta non è provata la presenza di sincurarina. Io tengo molto a sottolineare che l'80%, e credo di essere nel giusto, del processo fu occupato dalle prove di carattere scientifico-tecnologico, perché la prova della sincurarina, io mi permetto di dire che non è mai stata trovata, mai. Poi la difesa contesta un vizio di forma della procedura. La difesa di Nigrisoli non fu messa in condizioni di partecipare alla perizia. Questo è una lamentela, quando uso il termine lamentela sono piuttosto blando. La Corte d'Assise però, di fronte a tutte queste proteste, rinnovò le operazioni peritali. Così gli avvocati di Nigrisoli chiedono nuove perizie, da effettuarsi con una tecnica più moderna e sicura, la gas cromatografia. Nell'attesa della superprova tossicologica iniziano a testimoniare i personaggi di questa storia, come Iris Azzali. La ragazza non è l'amantide che tutti si aspettano, non fa rivelazioni spettacolari, non rivela niente di piccante con cui i giornali possono condire le loro cronache, è semplicemente una ragazza molto semplice, anche stanca, che aveva così, si era infatuata di quest'uomo, si era innamorata forse, c'era stato del sesso, c'erano stati dei regali, ma poi si era resa conto che con una persona di questo tipo era molto difficile costruire qualcosa di più solido, investire di più. Sulla fragilità di Carlo testimonia anche il neurologo che aveva in cura i Nigrisoli. Lo specialista parla di gravi disturbi psichici. Mi sono reso conto che qualche suo atteggiamento deprecabile, qualche suo atteggiamento censurabile erano dovuti anche a quello che poi, attraverso la ricostruzione che è stata fatta, era dovuta anche a questa situazione psicofisica di stress, questa situazione psicofisica un po' defedata. Poi tocca al medico di famiglia, Carlo Frascaroli, che ricorda le paure di Ombretta. Frascaroli ricorda anche lo scontro padre-figlio la sera del 14 marzo. Un momento forte, drammatico, con Pietro Nigrisoli che accusa pesantemente il figlio. Per questo c'è grande attesa sulla testimonianza di Pietro Nigrisoli al processo. Che cosa dirà? Saranno le sue parole a inchiodare Carlo Nigrisoli? Sarà un padre a condannare il figlio? Bologna 1964. Carlo Nigrisoli è accusato di aver ucciso la moglie Ombretta Galeffi iniettandole del veleno, il curaro. Nigrisoli si proclama innocente. Ma al processo le cose non si stanno mettendo bene per lui. Anche suo padre Pietro l'aveva accusato della morte di Ombretta. E adesso tocca a Pietro Nigrisoli salire sul banco dei testimoni. Molti si aspettano che sarà proprio il padre ad incastrare il figlio. Eppure, ecco un nuovo colpo di scena.
Pietro Negrisoli, professor Negrisoli, interviene in aula per, a sorpresa, difendere il figlio. Proprio lui che la sera del 14 lo aveva accusato quasi di aver ucciso la nuora e che aveva chiamato le autorità perché svolgessero l'indagine, adesso cambia completamente e dice di volerlo difendere con tutti i suoi mezzi. Pietro Negrisoli, che aveva aggredito e accusato Carlo la sera del 14 marzo, adesso sostiene che il figlio non c'entra nulla con la morte di Ombretta. Certo è che le dichiarazioni del vecchio Negrisoli non sono le uniche a favore di Carlo. Anche una suora della clinica dice una cosa tutta a vantaggio della difesa. C'è la testimonianza di Suor Teresina, l'infermiera, una delle infermiere della clinica, che dice che qualche giorno prima della morte di Ombretta aveva dato a Carlo una siringa che era stata usata in chirurgia per le iniezioni di anestetico, quindi con la sincurarina, e non era stata disinfettata, era semplicemente stata lavata sotto un getto d'acqua e quindi avrebbe potuto contenere quelle tracce di sincurarina. Secondo questa testimonianza, insomma, il curaro c'era già nella siringa trovata a casa dei Negrisoli. Intanto, mentre continuano le deposizioni di medici legali e tossicologi, arrivano i risultati della superperizia. I risultati della superperizia con il gas cromatografo non danno gli esiti sperati, un po' si guasta la macchina, ci sono degli errori di procedura, alla fine lo scontro si fa ancora più acceso proprio perché non si riesce ad avere una risposta chiara. Per la difesa comunque Carlo Negrisoli è innocente. Ombretta è morta di morte naturale, soffriva di cuore e un attacco le è stato fatale. L'avvocato di parte civile invece dice che Carlo è colpevole, mentre il PM lo dipinge come un uomo mediocre e meschino. Il PM parla di premeditazione e chiede l'ergastolo. La difesa invece chiede l'assoluzione piena. La nostra richiesta di assoluzione fu perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Tra marito e moglie non c'erano più rapporti. Quindi Negrisoli non aveva nessun motivo per uccidere una donna diventata sempre più lontana. Perché Negrisoli uccide la moglie? Uccide una moglie che si è allontanata fisicamente da lui e che è noiosa. Cioè, si può uccidere una donna perché ti annoia, perché non è quello che tu ti aspettavi fosse? È Iris Azzali il movente? Io non credo che per Carlo Negrisoli Iris, la conquista di Iris fosse così importante. Lascia una moglie che gli ha dato 3 figli per andare con chi? Con un'impiegata di provincia? Davvero Carlo amava tanto quella ragazza da voler eliminare la moglie con una siringa al curaro? Finalmente presente in aula, Carlo Negrisoli risponde: non ho ucciso Ombretta. Se l'avessi voluto sarebbe bastata un'iniezione d'aria per provocare un embolo. Nel febbraio del 1965 il processo Negrisoli è agli sgoccioli. Mentre tutti si domandano se Negrisoli sia colpevole o innocente, c'è qualcuno che propone una terza, sconcertante ipotesi: il suicidio per vendetta. Se la moglie potrebbe aver deciso di farla finita, potrebbe aver deciso che ormai non c'era più nulla da fare e potrebbe aver deciso che era giusto morire, ma non consentire a chi in qualche modo l'aveva delusa di poter godere del suo suicidio. È un giornalista dell'Europeo, Gianni Roghi, che sul suo settimanale legge così il caso Negrisoli. Ombretta aveva deciso di uccidersi, ma questo suicidio, lo sentiva, avveniva per colpa di lui. E in lei si prefigurava così una vendetta, non insolita nella casistica penale. Io mi ammazzo per colpa tua, ma anche tu soffrirai, anche tu pagherai. Così Ombretta si uccide nel suo letto, col marito a un passo, con la siringa che lui usava per le iniezioni quotidiane, e lascia il flacone dove sarà trovato. La casa era in clinica. Quindi sapeva benissimo dove erano gli armadietti medicinali, dove erano le chiavi, eccetera. Tutto questo tecnicamente poteva essere possibile. È molto allettante credere a un'ipotesi di questo genere, perché
fa tornare tutti i conti, o meglio, fa tornare una serie di aspetti di questa personalità poco conosciuta e poco scandagliata di Ombretta Galeffi. Un'ipotesi affascinante, ma che resta sulla carta. Che prove ci sono per dire che sia andata così? Ahimè, oggi è impossibile dirlo. Si possono solamente fare delle ipotesi, delle teorie. Il 15 febbraio 1965 arriva la sentenza. La sentenza di ergastolo fu pronunciata il 15 di febbraio del 1965 alle poco prima delle ore 23, direi 22.30, 22.45, in un'aula stracolma, e le confesso che a me vennero le lacrime agli occhi. Ma Carlo Nigrisoli, ancora una volta, in aula non c'è. In carcere, e Carlo Nigrisoli, piangendo, ripete: io sono innocente. Se ne dicono tante, se ne sono dette tante, ma come disse giustamente l'avvocato Perù, si è detto che era un medico mediocre, va bene, che era un marito non, mediocre, sì, che non era simpatico, che anzi era antipatico, sì, allora gli diamo l'ergastolo per questo. Credo che abbia dato una mano formidabile all'accusa, proprio la sua improntitudine, perché se è stato davvero lui l'assassino, beh, sembra quasi che abbia combinato le cose per essere condannato. Nel 1967 la Corte d'Appello di Bologna riesamina il caso Nigrisoli e concede le attenuanti generiche. L'ergastolo si trasforma in 24 anni di reclusione, poi confermati dalla Cassazione. Nigrisoli da Bologna poi passò a Padova, dove io l'andai a trovare più volte, alla casa penale di Padova, dove lui lavorava per una casa di biciclette di Padova, credo la Benotto, ma non vorrei essere preciso. La famiglia di Nigrisoli proverà anche a chiedere la grazia, ma la domanda verrà sempre respinta per il rifiuto della madre di Ombretta. Carlo Nigrisoli uscirà dal carcere malato nel 1988 a 63 anni. Il suo nome scomparirà dai giornali fino al 1993, quando Carlo Nigrisoli finisce sulle cronache rosa. In quell'anno, infatti, Carlo Nigrisoli si rispose. La nuova moglie si chiama Maria Pezzi, un'insegnante separata di 47 anni, ed è assolutamente certa che suo marito non abbia ucciso nessuno. E le cose vanno bene, lei crede alla sua innocenza, tant'è vero che dice ai giornalisti che la intervistano: se non fossi convinta che mio marito sia innocente, non avrei mai sposato. Un matrimonio sembra felice. Sembravano una banda di fantasmi. Chi sono i rapinatori? Gli inquirenti se lo chiedono senza avere quasi nessun elemento che gli aiuti a ritrovarli. Dicevano di essere dei rivoluzionari. Noi, datoci che arrivavamo dalla Federazione Giovanile, da un partito comunista, parlavamo sempre di rivoluzione e qua e là. Invece seminarono solo paura. Cominciano a sparare all'impazzata per creare terrore. E infatti ci sono immediatamente 3 morti, che poi diventeranno 5. Nella prossima puntata di Delitti vi racconteremo l'incredibile storia dei rapinatori che negli anni 60 cambiarono la malavita tra Torino e Milano. La Banda Cavallero.